Amici 23, gli eliminati del serale smontano Mida, il suo percorso cola a picco. Nessun ripescaggio ad Amici 23, gli eliminati chiamati a fare altro. Quando ieri il programma, durante lo scorso daytime, aveva mostrato gli eliminati del serale tornare a scuola, le ipotesi sul web sono state moltissime. Le più gettonate erano il ripescaggio, la promozione di qualche iniziativa e una votazione sui compagni ancora in gara. Ebbene, nella puntata del daytime di oggi è stata quest'ultima ipotesi, più o meno, quella più giusta. Gli ex allievi hanno commentato un'esibizione per ogni compagno rimasto in gara e in più dovevano rispondere a domande tipo chi dovrebbe vincere il programma. Se tutti i rimasti in gara si sono presi belle parole, tanta stima e parecchie soddisfazioni, solo Mida non ha ricevuto niente di bello. Non solo nessuno l'ha votato per vincere il programma o la categoria canto, ma nemmeno la sua esibizione ha convinto. Il lato umano poi è andato ancora peggio. Mida sempre più isolato. Da quando l'allievo di Lorella Cuccarini ha trattato Gaia con modi discutibili, anche altri compagni ne hanno preso le distanze. Inoltre il cantante durante l'anno, e soprattutto al serale, non è riuscito a costruire e mantenere rapporti umani profondi e veri, perché i compagni lo hanno additato spesso come presuntuoso e poco incline alle critiche e al dialogo. E se proprio in casetta negli ultimi giorni l'allievo è sempre più isolato, anche il suo vecchio amico Petit non lo trova sincero e ne ha preso le distanze, anche gli eliminati di Amici 23 si sono mostrati piuttosto critici su di lui. Dal punto di vista umano Nicolas, appoggiato da altri, ha detto: "Penso sia un grande paracuo. Non mi è piaciuto come si è comportato ultimamente. Fossi stato in casetta probabilmente sarei intervenuto, perché non si gioca con i sentimenti altrui e penso lui abbia giocato abbastanza". Gli eliminati di Amici 23 contro il compagno. Diversi compagni hanno appoggiato il discorso di Nicolas, tra cui Di Jolie. Nicolas in particolare si è riferito a quando Mida ha detto che se fosse arrivato al ballottaggio con Gaia si sarebbe autoeliminato. Già era stato Petit il primo a mettere in dubbio la sincerità del cantante. Oggi invece Nicolas ha detto: "Io ho visto delle scene che mi hanno fatto dire dopo sei mesi ma è lui o no? Quella scena più eclatante, conoscendolo che è uno che crede tantissimo in sé, è un gesto che non avrebbe mai fatto e che ha detto solo quando Gaia è uscita per ripulirsi dalla situazione". Inoltre a livello artistico la sua esibizione, Chiamami ancora amore di Vecchioni, non è piaciuta.